Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale. Vi parlo della mia ultima lettura, Memorie dal sottobosco di Tommaso Risa, edito Exorma. Un libro veramente particolare. Il Lionarrante, racconta del suo legame con un coleottero e quindi ci troveremo nella entomologia e narrativa. Si può fare letteratura e parlare di coleotteri, tutto è letteratura e Tommaso Risa ce lo dimostra in questo libro che è scorrevole, avvicina un mondo a me estraneo, a molti estraneo, come quello dell'entomologia e dei coleotteri in particolare, e ogni capitolo ci sarà una descrizione di un coleottero, ma con dei ricordi personali da parte del neonarrante, tutto attraverso uno stile forbito, ma non appesantisce questo la lettura e la fruizione di queste pagine. È uno di quei libri che consiglio a tutti, fa parte della collana Scritti Traversi di Exorma, una casa editrice che seguo e che mi piace, ha un catalogo davvero interessante. Tommaso Risa del 77 ha, attraverso questo libro, scava nel suo io, nel neonarrante ovviamente, che si scinde dal protagonista, quindi bisognerà capire se corrispondono o meno. Io tendo sempre ad essere scettico su questo, perché è sempre letteratura, sempre invenzione, sempre prodotto della fantasia dell'artista, perché il libro è sempre un confezionamento di un voler trasmettere un qualcosa attraverso le parole. Risa è un perfetto artigiano delle parole, come un'espressione che io tendo sempre a ripetere, ma in questo caso è ancora più calzante. Un coleottero, dei funghi, un diaperis. Io non sono pratico, quindi voglio evitare di dire altro, ma questo è un libro per gli amanti di coleotteri, di insetti, per gli amanti della letteratura, un libro piccolo enciclopedico, ma è un libro che ci dà una forte sensazione di armonia. Ci troviamo ai giorni nostri, un ricordo del Lionarrante che attraverso questo coleottero ci parla di sé, del rapporto col figlio, col padre, con il circostante, con la quotidianità, anche attraverso una riflessione sull'effimero del quotidiano e dei nostri giorni, e tutto ciò ci porta a librarci, a volare come un coleottero, spero che voli con l'altro, altrimenti non ho capito bene tutto ciò che sbaglio per quanto riguarda e concerne gli insetti, con il beneficio dell'inventario. Spero che voi riusciate a procurarvi questo libro, a comprarlo, a leggerlo. Ci sono anche dei disegni fatti da Tommaso Risa ed è un modo particolare di approcciarsi alla lettura, di sperimentare e di voler anche mettersi alla prova come lettore. Che altro dire? È meraviglioso, i disegni fatti a china quasi in ogni capitolo. I capitoli sono brevi, si leggono bene e devo essere sincero, possono anche essere letti non in ordine cronologico, ma presi ed espunti. È un libro che ci dà al panorama letterario italiano una nuova visione, un ibrido saggio-narrativa, che cosa è narrativa, cosa non lo è, visto anche nel 2021 cosa ha vinto lo Strega, Due vite di Trevi che ho letto. Ci sta anche nel panorama questo libro, questo ibrido che si scrive all'interno di questo nuovo canone italiano contemporaneo che sforna autori ed è fortemente innovativo e Tommaso Risa in questo ne è veramente un esempio. Si parla di coleotteri, si fa letteratura di coleotteri, come Bu si fa letteratura con una bottiglia d'acqua, come dice in un video Camurri. Ci dimostra Risa che attraverso il ricordo e il suo incarnare all'interno di questo coleottero una parte di sé può essere letteratura perché racconta, trasmette e veicola emozioni. Quindi è un volersi dislocare all'interno di una passione? Sì, è vero. Un voler cercare di impiegare il tempo breve della nostra vita nel viverla attraverso l'assecondare delle nostre pulsioni e anche un traslarci all'interno della nostra passione. Io ho la passione per la lettura, per il jogging, altre persone hanno passione per l'entomologia, per gli insetti, oppure altri hanno passione per l'osservazione dei volatili, come altri hanno molte altre passioni, come non so, il giocare a calcio, o un periodo delle Olimpiadi, affrontare i 100 metri o il salto in alto.
Quindi Tommaso Risa ci regala un libro nuovo, innovativo, che porta tutti quanti noi ad avvicinarci a un mondo, quello dell'entomologia, che sembra ostico, ma in realtà, seppur sparso in decine di migliaia di specie che compongono questo substrato del sottobosco umano, sono specie che hanno moltissimo da dire, moltissimo da darci e che portano ognuno di noi a una riflessione anche attraverso le parole che Tommaso Risa ci regala all'interno di questo libro. Spero che questo mio piccolo parere, questo mio modo di pormi rispetto a delle riflessioni che mi produce la lettura possa esservi utile nel volervi avvicinare a questo libro. Quindi è un libro che parla di coleottere, parla di vita, riflessioni sull'effimero, sulla quotidianità, il tutto con delle costruzioni morfosintattiche esemplari. Ne ho condivisa una su Twitter con Memoria del Sottobosco di Tommaso Risa, taggando anche Xorma, ed è una pagina meravigliosa che giustifica anche in parte, anche se lui lo ripropone all'interno del libro attraverso vari punti di vista e vari modi, il perché lui abbia voluto scrivere qualcosa sui coleotteri, non perché della sua passione del coleottero, ma cosa per lui è il coleottero. Questo tipo di coleottero che uscì, perché è un coleottero particolare che io non ripeterò perché mi sono confuso tra tutti gli altri descritti. Questo non vuol dire che il libro è confusionario, ma che la mia attenzione in quest'ambito, non essendo un cultore della materia, è stata messa a dura prova, ma in realtà sono stato rapito da queste pagine. Vi auguro a tutti una buona lettura, vi ringrazio per seguirmi. Se volete commentare, condividere con me la vostra esperienza, mettere un like, condividere, iscrivetevi e fate iscrivere al mio canale, così posso sempre continuare a parlare delle mie letture. Vi aspetto al prossimo video. A tutti un saluto e come sempre, viva la lettura! Leggere è un'esperienza meravigliosa che ci arricchisce, ci fa crescere ed è edificante per la nostra esistenza.